Partiamo proprio dall'agenda digitale. Ha detto prima che c'è la speranza di portarla in Consiglio dei Ministri a breve. Probabilmente sì, sarà finalmente, dopo una lunga gestazione sarà conclusa, il processo sarà presto concluso, probabilmente nelle prossime ore, ma comunque nell'imminente futuro. Sì, si produrrà questo documento abbastanza nutrito per lo sviluppo del Paese, per modificare alcune dei piccoli ostacoli normativi che possono quindi facilitare la rimozione di questi ostacoli, può dare il via allo sviluppo sia di infrastrutture sia di contenuti, facilitare la circolazione dei contenuti digitali e stimolare l'utilizzo innovativo e creativo, dare strumenti alle imprese e ai cittadini per sfruttare le potenzialità del digitale. In sintesi, quali sono i pilastri di questo decreto? In sintesi, quali sono i pilastri di questo decreto che sta per partire? Per quanto riguarda la parte della più strettamente correlata a Digitalia, i pilastri del provvedimento ruotano intorno delle infrastrutture, a fornire gli strumenti ai cittadini per utilizzare meglio i servizi della pubblica amministrazione, che possono essere quelli dell'anagrafe o quelli della sanità o anche la smaterializzazione dei libri scolastici, per dire qualcosa che attiene alla quotidianità, oppure una delle misure di forte impatto per le comunità più attive, più innovative, sono appunto le norme per la costituzione delle cosiddette, per l'aiuto delle smart communities e delle smart cities and communities, quindi la creazione di comunità intelligenti dove il cittadino può esprimere le proprie esigenze che vengono raccolte e in maniera partecipata realizzate insieme alla pubblica amministrazione. Sul tema della condivisione dei dati? Ci sono un paio di norme particolarmente importanti a cui abbiamo lavorato davvero tanto per facilitare la valorizzazione, il rilascio e la valorizzazione del patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Lo scopo è sia quello della trasparenza, di realizzare in profondità il principio della trasparenza, quindi l'accesso dei cittadini ai dati della pubblica amministrazione, e poi l'utilizzo di questi dati. Noi siamo nella società dell'informazione e quindi questa è la raw materials, cioè la materia prima del mercato digitale.